parlare a sinergia, qui non ci sono prime donne, ci sono uomini e donne che si mettono a disposizione degli altri e che cercano di realizzare l'impossibile, che seguono strade che non erano mai state percorse. Questo è la plasmaterapia, e quindi qua in silenzio, come usiamo fare noi lombardi, abbiamo attivato un protocollo e abbiamo iniziato a sperimentare l'utilizzo del sangue iperimmune dei guariti sulle altre persone. E abbiamo ottenuto risultati straordinari. Noi siamo i primi in Italia e i primi nel mondo dopo la Cina, che però non ha avuto protocolli che ha messo a disposizione di nessuno, aver utilizzato, ha dimostrato l'efficacia del plasma iperimmune, perché c'è uno studio che è stato poi pubblicato, quindi chiuso scientificamente solido, e c'è un protocollo che è stato messo a disposizione del mondo, e oggi negli Stati Uniti viene utilizzato il nostro protocollo in maniera molto più massiva. Questa è la grandezza di questo territorio. Io sono venuto qua a ringraziare la SST, il dottor Franchini, il dottor De Donno, tutto l'ospedale per lo straordinario lavoro che hanno fatto, per la professionalità che hanno messo in campo. Questo è il senso della mia presenza qui. Il coronavirus è un virus che ha segnato questo territorio, segnerà le nostre vite, e che ha colpito falcidiando i più fragili, i più deboli. Questa è la fotografia, ahimè, drammatica di tutto questo. L'ha fatto in Regione Lombardia come da nessun'altra parte, perché ripeto, qui c'è stato il cratere della bomba atomica, e se il fungo non si è diffuso da altre parti, per la grande capacità degli amministratori di Regione Lombardia di imporre un lockdown, di chiudere le persone in casa, quindi di evitare tutto questo travolgesse sistemi sanitari in regioni molto meno attrezzate della nostra. Purtroppo ha colpito qui e altrove i più deboli, lo ha colpiti sul territorio, quindi i nostri anziani, li ha colpiti negli ospedali, li ha colpiti nei luoghi in cui questi anziani c'erano, cioè all'interno delle RSA.